terza vittoria consecutiva, 3 gol all'Aversa Normanna, terzo in classifica. La regola del 3 vale per il Gela, che vince nettamente contro la formazione campana con 2 gol nel primo tempo e 1 nella ripresa. Il tecnico Pietro Invantino non cambia la formazione che ha vinto le ultime 2 partite, soltanto una variazione: in campo c'è Bruno al posto di Bulades. Per il resto confermato il tridente offensivo con Bonanno, Montalbano e Kosovan. Gela padrone del campo per tutto il match, ma in discussione il risultato. La cronaca: Gela già pericoloso dopo 10 minuti e mezzo di gioco, la sventagliata di Alessandro Bonaffini e poi il cross a centro area trova Montalbano, che 2 volte ci prova a segnare, ma è bravo il portiere lombardo a evitare l'1-0. Al 15° sul calcio d'angolo pennellato da Francesco Evola, Montalbano spizzica la palla di testa e bravo lombardo sulla ribattuta, Bonaffini colpisce la traversa. Il gol è comunque nell'area e arriva al 23° con una punizione battuta ancora da Francesco Evola, sbuca Tommaso Bonanno di testa, segna l'1-0 che fa esplodere lo stadio Vincenzo Presti. Bianco-azzurri, oggi in divisa gialla fluorescente, che al 28° sfiorano il 2-0 con un tiro di Francesco Evola che finisce comunque alto. Prima che cali il tramonto sul primo tempo, Montalbano e Bonaffini confezionano il gol del 2-0 con ancora una volta protagonista il centrocampista e capitano del Gela, Montalbano, e poi bravissimo al volo a segnare il gol del raddoppio. Nel secondo tempo doppio cambio per l'Aversa, ma non cambia il copione della partita e anzi dopo 3 minuti e mezzo il Gela trova il raddoppio ancora con Corrado Montalbano, che beffa il difensore centrale dell'Aversa Normanna e segna il gol del 3-0 definitivo. Poi è tutto un susseguirsi di cambi, entra anche Nassi per Bonanno, ma Bonanno prima della sua uscita aveva sfiorato il 4-0 dopo 10 minuti e proprio Nassi si rende protagonista al 20° quando da solo in area di rigore, anziché calciare in porta, serve lo smarcato Alessandro Bonaffini. È un rigore in movimento che però Bonaffini non tramuta in gol e al 25° ancora il capitano del Gela Bonaffini sfiora il 4-0. Questa volta è bravo il portiere dell'Aversa Normanna, Lombardo. Soltanto al 43° della ripresa c'è l'unica occasione per la formazione di Mauro Chianese con Campanaro, che evita il gol del 3-1. Poi è solo festa, il Gela da questa sera è al 3° posto in classifica e domenica si giocherà il 2° posto sul campo della Cavese, che rievoca ricordi fantastici per i colori bianco-azzurri. Era una vittoria fondamentale che serviva per dare continuità ai risultati, ma soprattutto per arrivare fiduciosi ad una prossima partita contro la Cavese importante. Una partita perfetta, cosa può dirci? Che devo dire? Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché ancora una volta hanno dimostrato veramente che vogliono essere protagonisti in questo campionato. Sono contento perché ho visto anche una squadra che si sta... Sono contenti anche loro di giocare in una certa maniera e credo che i risultati alla lunga vengono sempre, ma non dobbiamo perdere la nostra strada. La nostra strada è quella del lavoro, quella dell'umiltà, e con questi componenti che ho detto all'inizio possiamo veramente toglierci qualche soddisfazione, però rimaniamo sempre umili, sappiamo che se siamo tutti al 100% ci possiamo divertire come oggi, con un avversario che è partito
abbastanza bene, molto aggressivo, molto strutturato fisicamente, però i ragazzi avevano una marcia in più. Credo che questa voglia di attaccare gli spazi, questa voglia di giocare in velocità gli sta piacendo e piace pure a me. Credo che la soddisfazione di un allenatore è quando vede le tue idee trasformarsi in fatti. E dobbiamo continuare così, siamo contenti, la classifica è ottima, sono contento per i nostri tifosi, per il nostro presidente. Niente, non c'è niente da dire, martedì ricominciamo perché abbiamo un'altra partita, andiamo a Cava, ce la vogliamo giocare come oggi e poi si vedrà. A proposito della classifica, il Gela in questo momento si trova al terzo posto perché la Cavese ha perso, Ligea e Virtus ha continuato a vincere. Si aspettava questo cammino di questa squadra? Ma quando uno lavora si aspetta. Io ho detto in settimana ai tuoi colleghi, ho detto che noi non ci poniamo limiti, noi abbiamo detto che noi ci vogliamo stupire noi stessi e per stupirsi si deve lavorare. Credo che quando uno lavora e si pone dei limiti, questo mestiere o qualsiasi mestiere non si può fare. Uno deve essere ambizioso, deve essere umile sapendo i propri difetti e per limitare i propri difetti c'è solamente una parola, il lavoro. L'ultima domanda riguarda Montalbano, oggi autore di una doppietta, grandissima prestazione, un inizio di stagione claudicante, invece adesso sembra aver trovato la dimensione. Ma la prima parola l'ho detto prima, il lavoro. Io credo che il ragazzo è partito bene, non veniva da non aveva effettuato la preparazione precampionato e dopo un mese e mezzo l'ha pagato, però sempre con quella parola che è il lavoro. Credo che se si lavora con serietà, con grande umiltà, migliorare sempre i propri limiti, credo che alla lunga i risultati vengono sempre. Mister, il risultato acquisito sul 3-0, la Versa ci ha dato giù pesante con due nostri giocatori, Bruno e Chirichimo, che comunque sono usciti per infortunio. Se l'aspettava questo atteggiamento della squadra avversaria? Io ho giocato e capisco la rabbia agonistica degli avversari quando ti trovi in difficoltà numerica, in difficoltà di numerica come risultato e quando non riesci più ad attaccare con grande coordinazione. Credo che è stata una rabbia, ma ci sta, mi dispiace perché sono due ragazzi che stanno facendo grandi cose. Però io ho grande fiducia nel mio staff sanitario, credo che per domenica saranno disponibili. Questa squadra non subisce gol da tre partite, forse lo scivolone contro la Frattese è servito per rivedere un po' il vostro lavoro? Sì, ma assolutamente le batoste servono proprio a questo, per farti capire gli errori che hai fatto e cercare di rimediare. Penso che in queste tre partite l'abbiamo fatto alla grande e vogliamo continuare. Ti aspettavi a questo punto della stagione comunque di essere così negli onori della cronaca, gli altari della cronaca? No, non mi aspettavo questo, però con il lavoro poi si raggiungono tanti obiettivi, quindi l'importante è lavorare bene e poi in campo si vede. Senti che comunque il gioco di Pietro Infantino si adatta a quelle che sono le tue qualità? Sì, con le mie caratteristiche si adatta il modulo, ma mi adatto soprattutto io, perché se il mister chiede, come ho detto poco fa, di fare sia un ruolo diverso, noi lavoriamo e cerchiamo di dare sempre il massimo. Domenica è una gara importantissima a Cavalli del Reni, sicuramente ci sarà un campo difficilissimo e un pubblico molto caloroso. Cosa pensate di ottenere? Niente, di ottenere il massimo dei punti, poi ripeto, non è una partita facile, è una partita tosta, vediamo cosa riusciamo a prendere. Questo è il nostro obiettivo, divertirci e far divertire, come dicevo pure la scorsa settimana nell'intervista, questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci ogni volta che scendiamo in campo. Senti, ma quell'assist di Alessandro Bonafie sul primo gol? Con Alessandro durante la settimana succede a volte di trovarci, spesso, fortunatamente è successo oggi anche in partita. La guardate la classifica, Corrado? No, la classifica non la guardiamo, noi guardiamo la prossima settimana e dobbiamo andare a Cava, il resto non ci interessa. Però per te in questo momento è un bellissimo campionato anche dal punto di vista personale. Sì, fortunatamente sto segnando ogni domenica, quindi speriamo di andare avanti così.